che si dimenticano del fatto che mi manca una gamba, no? Che quindi mi piantano lì indietro magari, e io mi ero messo in testa che senza una gamba non si poteva far sterrato, no? Non so perché. Sei un ingegnere ambientale, vivi a Trento. Esatto. Hai 32 anni. Esatto. E c'è questa passione grande per la bici che arriva a un certo punto della tua vita. Quindi io partirei da qui, da questa, appunto, da questa bicicletta che in qualche modo ti svolta la vita a un certo punto. Ok. Beh, innanzitutto ciao a tutti. Io sono Kevin Ferrari e esattamente come ha detto Paola, a un certo punto della mia vita io, vabbè, breve escurso, ho fatto un incidente 14 anni fa in moto, con una moto da cross, ho finito sotto un camion e diciamo che per anni io poi avevo un po' deciso, anche ascoltando un po' i pareri di chi mi curava in quel periodo, di non più utilizzare la bici, un po' per il pericolo, un po' per questa gamba un po' rovinata, un po' per varie cose, e avevo deciso di dire accantoniamo l'idea di andare in bici, ma accantoniamo anche l'idea di andare in moto. Avevo riprovato, però basta, l'avevo tolta questa cosa delle due ruote dalla mia vita. A un certo punto decido, sono dalle mie parti, io sono di Salò originario, e passo davanti a un negozio, il Mata, famoso dalle nostre parti, e dico vabbè, proviamo a entrare, vediamo se posso provare una bici. Stringendo, sono entrato nel negozio, gli ho chiesto se mi poteva aiutare a stare in piedi, stare in equilibrio, perché avevo paura di non farcela. Ci ho provato, nel giro di un metro e mezzo ho capito che l'equilibrio non era cambiato rispetto a avere due gambe, e il giorno stesso ho comprato subito una bici. Ho dato lì 1.000 euro, ho detto compriamo la bici. Nel giro di un anno ho cambiato 3 bici e avevo preso subito dopo la bici da corsa. E la cosa che proprio mi è piaciuta dalla bicicletta, ho fatto tanti altri sport poi nella mia vita dopo l'incidente, tra cui il nuoto, che è stata la prima cosa che ho fatto, l'arrampicata, che è quella che ho scoperto a Trento e con cui mi sono avvicinato in prima battuta al mondo dell'avventura, e poi piano piano mi sono avvicinato insieme, in concomitanza con la bici, in concomitanza con l'arrampicata alla bici. E diciamo che la cosa bella che mi piace è il fatto che puoi vedere dei posti da una prospettiva diversa. Magari all'inizio andavo solo dove andavo, anche in macchina, ma dicevo caspita, questo posto mi sembra di vederlo per la prima volta, e poi mi sentivo veramente una normalità riscoperta, che mi sentivo persa, no, dopo l'incidente per anni. E il fatto invece di poter visitare in maniera indipendente dei posti da solo con la mia bicicletta mi dava sempre più indipendenza. Poi piano piano, anche grazie a Silvia, la mia ragazza, con cui condividi tante esperienze, tanti cicloviaggi e di quelli tosti. Esatto. E all'inizio lei aveva preso una mountain bike e io... Facciamo intanto, scusami, hai il cosino per mandare avanti la presentazione? Vado. Visto che hai fatto una presentazione stupenda, ce la guardiamo. Punta. Ok, la vedo lì. Sì? Esatto. Allora, vabbè, qua... Ma continuiamo pure, eravamo arrivati appunto a Silvia, che ti segue nelle tue avventure. E diciamo che all'inizio lei aveva preso una mountain bike e io mi ero messo in testa che senza una gamba non si poteva far sterrato, no? Non so perché. Beh, Kevin, non sai perché, mi sembra che insomma certe domande siano legittime, scusami. E per anni avevo continuato a pensare che questa cosa fosse vera, ma me l'ero autoindotta io questa cosa. Dopo un certo punto ho deciso di comprare la mia prima gravel, che è quella Canyon che vedete in foto, e da allora ho detto, caspita, ma si può fare anche sterrato ed è più bello, è più sicuro, mi sembra un po' di tornare a quando andavo in moto, che a me faceva sentire molto libero. E quindi ho detto, ma che bello, è un giro di poco, ho comprato anche una mountain bike, e quest'anno poi abbiamo iniziato a collaborare con Canyon, con la... Non ho tenuto vicino al microfono, okay. Dopo arriviamo a questa bella signorina, adesso rimaniamo al microfono a te. Sì, quindi tra l'altro qua ti presenti, alla domanda chi sono rispondi, sei un ingegnere ambientale, avventuriero, sportivo, ma ci sono due cose che qui non vengono dette, ma che tu invece molto spesso tiri fuori parlando di te stesso. Tu ti definisci, attenzione, è lui che si definisce pigro. Esatto. E pauroso, lui. Sì. Allora, e
fondamentalmente è anche vera questa cosa, nel senso pigro è come chi magari tende a fare il forte per mascherare una sua debolezza interiore. Io mi sento effettivamente pigro e quindi per mascherare questa cosa che un pochino mi pesa di me, cerco sempre di riempirmi le giornate in maniera molto, molto intensa, facendo tantissime avventure, tantissime cose anche nella mia vita lavorativa. Dopo il lavoro vado sempre a fare sport e diciamo che sì, io sono un ingegnere ambientale, ma la mia anima sento che non è tanto nell'ingegneria, ma tanto nel discorso avventure. Natura. Natura, perché comunque io ho fatto l'agraria alle superiori, comunque l'idea di stare nella natura, contatto con quella, mi ha sempre molto emozionato. Ti piace, ti stimola, sì, è il tuo. Sì, io sarei voluto, se non avessi avuto l'incidente, io volevo fare il giardiniere. Tu avevi 18 anni, sì. Quindi da giovanissimo, quindi il tuo desiderio era fare il giardiniere? Sì. Ok, andiamo avanti, questo mi mancava, non lo sapevo. Cosa ti rende felice? E qui... torniamo un po' anche, no, su quello che hai appena detto. Ecco, qua vedete per esempio delle foto riguardo alla francigena, la prima che abbiamo fatto dormendo sempre in tenda. Comunque tutte queste foto, secondo me la cosa che la accomuna è il fatto l'avventura e l'avventura con le persone con cui condividi qualcosa, condividi delle esperienze, condividi delle emozioni. Questo... Sì, la bicicletta in questo è speciale perché si crea una sorta di tribù, no? Intorno, esatto, alla bici. Cioè, esatto, è anche facile poi incontrare attraverso la bicicletta chi sceglie un certo modo di stare al mondo e di viaggiare, no? È facile incontrare persone che ti assomigliano e quindi sì, probabilmente anche quello sì, ti è piaciuto. Sì. Del mondo bici, sì, e il popolo poi della bicicletta. E del mondo avventura. E del proprio, mondo avventura in particolare. Dell'outdoor, del stare comunque... cose piccole, non dover ostentare qualcosa, ma la semplicità dei gesti, no? E infatti, adesso la slide dopo, qua un breve escurso, io mi sono avvicinato all'avventura grazie a questi due amici che sono stati i miei compagni d'università, con cui abbiamo condiviso tantissimo, uno Michele Paderno, l'altro Alessandro Bellio, che il primo mi ha insegnato a scalare e è stato il primo che ha creduto che si potesse scalare senza una gamba in un periodo ancora quello, 8 anni fa, in cui c'era poca gente che scalava senza una gamba, no? E io non, sinceramente non credevo si potesse, proprio gli continuavo a dire, sono andato avanti 3 mesi a dirgli guarda che non si può scalare senza una gamba, e lui a un certo punto mi ha obbligato, mi ha messo addosso un imbrago, si è legato a me dall'altro capo della corda e mi ha dimostrato che mi avrebbe tenuto qualora io fossi caduto, e quindi da lì... Ti sei aperto un mondo. Sì, ho iniziato a saltare l'università per andare sempre a scalare, io non andavo mai a lezioni, sempre appunti da parte di quelli più bravi di me in università e io andavo sempre a scalare. O in bici con Alessandro Bellio, che è quello con cui ci siamo avvicinati alla gravel. Perché tu sei partito quando quella bici in vetrina che... giusto, subito gravel, vero, giusto. E andiamo avanti. Sì. E quindi qua... Proprio vi ho mostrato delle foto riguardo a me che mentre scalo, perché questo è stato il mio primo approccio post incidente alla vera avventura, quella che reputo una vera avventura, cioè avventura in tenda, sacco pelo, magari dormendo al ghiaccio e così. E avevo fatto anche nel 2017 una spedizione in Perù con altri ragazzi disabili a scalare, e quindi poi piano piano ho capito che l'avventura, il fatto di stare comunque anche nello scomodo mi piaceva, e quindi dormendo in tenda, dormendo in situazioni magari un po' scomode, e quindi piano piano ho implementato anche le avventure in bici. E la domanda che ti volevo fare prima, scusa, stavo sì, riflettendo, quella bici che hai visto in vetrina era una bici da corsa, la prima bici? No, era una bici, no? Era una bici da città, tipo da passeggio. Ah, ok, quindi proprio... Ah, era intanto ricomincio a pedalare, sì, sì, ok. Sì, super base. Scusa, mi stavo chiedendo questo. No, molto base, sono partito proprio dalla base. Ok. E anche come discorso economico, sono partito dalla base e pian piano sono salito. Perché non sapevo sinceramente se mi avrebbe né appassionato né se mi sarebbe se mi sarei sentito, no? Sì, sì. Perché comunque l'unico sport che facevo in quel periodo lì era nuoto, che mi sentivo molto sicuro, molto tranquillo, perché era l'unico sport che facevo anche prima dell'incidente, e quindi, perché vabbè, bici la facevo, ma da ragazzino, no? Le pedalate nel paese, boh. Questa è una domanda che ovviamente
ci interessa, anche perché tu hai una sfida personale che però, no, anche nel momento in cui la racconti, anche attraverso i tuoi video eccetera, aiuta un sacco di persone a capire che si può fare qualcosa di più, si può andare anche oltre, certo, certi limiti si può fare. Quindi come ti sei interfacciato con la tua diversità? Ma io per diversi anni ho voluto un po' forse rifiutare la mia disabilità, dopo ovviamente si vedeva e quindi l'accettavo, però secondo me ho fatto diversi anni che prima cosa mi sentivo sempre obbligato, anche se mi faceva male, a mettere la protesi, e quindi per diversi anni ho vissuto con la cosa da dire: ok, oggi vado in università, mi fa male, ma metto la protesi anche se mi fa male. Era una cosa autoindotta perché dovevo sembrare normale a tutti i costi. Però a un certo punto poi ho avuto un dolore che è perdurato per diverso tempo e che non passava, e a un certo punto ho deciso, per 2 anni non l'ho più messa, perché ero veramente arrivato allo stremo, cioè psicologicamente non ce la facevo più, e da lì un po' ho capito che, cioè, il Kevin andava bene così, anche senza la protesi. Non è che io ero normale perché indossavo la protesi, ero normale nel Kevin, in quello che c'è, nell'anima, in quello che è rimasto, no? E, grazie. Grazie mille. Per fortuna, Kevin, che sei pauroso, che sei un tipo pauroso, per fortuna. No, dopo, va sono bene, pauroso, era una battuta. No, ma sono pauroso. Dopo lo vediamo che cosa vuol dire per te paura, ma ok, vai. E quindi diciamo che a un certo punto anche andare in montagna, prima mi imponevo di andare con la protesi, no? Solo che, almeno dal mio punto di vista, era solo un dolore, una fatica, e più facevo molto meno. Invece adesso ho iniziato ad andare con le stampelle, faccio anche escursione da 1000 di dislivello, aiutato da lei che magari mi spinge da dietro e mi scarica un po' il peso, però comunque riesco a fare escursioni di un certo livello che prima, quando andavo solo con la protesi in montagna, non potevi fare. Sentivo di farcela, no? Sì, anche dal dolore. Esatto. Per il dolore. E quindi mi sono interfacciato con la diversità anche accettando che c'erano certi limiti insiti sia nella tecnologia o sia in me, che quindi certe cose non le faccio e boh, a posto. È anche un'accettazione, no? Passare attraverso l'accettazione del certe cose. Cioè, tipo, a me piacerebbe anche a me fare robe come ha fatto Omero, a tutta, e così, però sento che non ce la faccio. Cioè, nel senso, la mia gamba non me lo permette, una okay. roba così esagerata. E quindi, vabbè, accetto che le avventure che faccio devono essere un po' più anche cicloturistiche. La dimensione posso... tua. Esatto. Disegnate su di te. Esatto. Okay. Va bene. Esatto. Una cosa proprio che dell'avventura è proprio... Quello che dicevamo prima, no? La condivisione, esatto. Questa tribù che si crea, esatto, il fatto questo di gruppo. Condividere momenti. Poi la cosa bella, secondo me, in tutte queste avventure che poi facciamo con gli amici insieme, è che una cosa che spesso mi dicono è che si dimenticano del fatto che mi manca una gamba, no? Che quindi mi piantano lì indietro magari... l'ultimo, e ad un certo punto si ricordano: ah, guarda, c'è là il Kevin, aspetta che lo aspettiamo, così. Ma è bello, no, sta cosa che non passa attraverso una sorta di compassione nel dire: lo devo aiutare. Sono io che magari in certi momenti dico: sta roba non riesco a farcela, dovete aiutarmi, però se no niente, e si fa tutto ugualmente. E anche una libertà da preconcetti, il modo di stare in mezzo alla natura mi ha aiutato, secondo me. Già si riprende col discorso che ho fatto riguardo alla protesi, del fregarmene un po' del giudizio che mi ero autoindotto, del dover per forza mettere sempre la protesi anche se non me la sentivo. Ho imparato ad accettare anche questa cosa, a dire: oggi la voglio mettere perché lo desidero, perché lo voglio, non perché devo. Ecco, esatto. E quindi ho capito varie cose, mi sono interfacciato, quindi anche questa era una sorta di paura, no? La paura del giudizio dell'altro, chissà cosa dice se mi vede senza protesi. A un certo punto ho detto: vabbè, l'importante è quello che penso io, poi il resto, esatto, è secondario. Anche perché se sto male, in secondo, certo. Se sto male per far contenti gli altri, finisce il gioco. E qua vi faccio una carrellata di 3 avventure che mi sono rimaste, secondo me, molto nel cuore. Una, la francigena, che ho fatto dopo l'operazione, che mi ha fatto in modo che io potessi rimettere la protesi. C'avevo un cheloide sulla punta del moncone molto doloroso e l'ho tolto. Da quando l'ho tolto, diciamo, ho potuto riniziare a rimettere la protesi, e avevo tolto i punti da pochi giorni, e siamo partiti per fare questa avventura
bellissima, dormendo in tenda. Da dove l'avete fatta la Francigena? Da Siena a Roma. Da Siena a Roma. Facendo qualche deviazione verso il lago di Bracciano, visitando un po' posti che ci sono un po' rimasti nel cuore. Sì. E un'avventura al limite dell'umano abbiamo fatto il primo di novembre, qua adesso, quando c'era l'allerta arancione. Sì. Abbiamo fatto, si chiama Etir, il Romagna Trail. L'abbiamo fatto noi senza l'evento, erano 300 chilometri, ma è stato... c'è la tua ragazza, c'è Silvia che sta facendo così, ride e fa così. Beh, vento ai 100 all'ora, pioggia sempre, fango in mezzo ai passaruote, quindi dovevi alzare la bici e io non potevo alzarla ovviamente, quindi me la dovevano alzare gli altri, io andavo in stampelle. Perché quando viaggio, una cosa che faccio, metto la borsa da bikepacking dietro, sulla sella, le stampelle, la stampella che ho la si può smontare, ce l'ha lì, si può smontare e praticamente la riesci a ficcare tra dietro. Le borse, e quindi te la porti e appena c'è un tratto da fare da camminare la tiri fuori veloce, la rimonti e sei subito pronto a camminare e lasci la bici a qualcuno che ti aiuti. E questo video, se volete, io l'ho raccontato su YouTube e quindi lo potete vedere, è stata molto dura come avventura, molto, ma anche dal punto di vista delle condizioni ambientali veramente sfavorevoli. Ti è piaciuto però? Molto. Certo, quello che continuavi è stata molto vento forte, mi è piaciuto. Però molto bella. Ok. E questa, per parlare della paura, io di mio sono una persona che tutte le volte che c'è da iniziare qualcosa di nuovo, che sia un lavoro, una collaborazione, un'amicizia, qualunque roba, ho paura e faccio fatica, cioè faccio fatica a buttarmi. E questa era un'avventura attorno al tour, si chiama Tour de Grand Combain in Svizzera, 4003 tra Svizzera e Italia. Val d'Aosta, sì. In Val d'Aosta, esatto. Sì. E è una montagna bellissima, se avete modo andateci, anche a piedi si può fare, bellissimo. Ci sono tanti rifugi sparsi sul percorso che vi permettono di poterci dormire. E io avevo molta paura, invece per fortuna in questo caso c'era Silvia che era più gasata di me, più spronata di me e mi ha molto spinto a superare la mia paura che mi fermava. E come, ma di che cosa avevi paura, scusa, che mi la domanda proprio? Dall'ignoto, dall'iniziare. Perché era montagne che non conoscevi, non c'eri mai per quel... Era perché io non l'avevo programmata questa cosa, non mi ero preparato mentalmente. Ah, ok. E poi era una cosa nuova che non mi aspettavo, no? Quindi veramente, ma se guarderete il video, sì, proprio anche nel video si vede bene, perché mi riprendeva mentre avevo paura effettivamente. Io ero lì proprio così, che volevo annichilare nel mio furgone e non volevo partire proprio, perché dopo invece è stata un'avventura tosta anche questa, con un sacco di portage, un sacco di anche cose da gestire per il meteo anche qua e così, che è stata veramente bellissima e unica. Grazie. Andiamo avanti? Sì. Bello, perché io ripeto, una presentazione così io non l'ho mai vista. Lui si fa le domande, come mai ho deciso di raccontare le mie avventure? È perfetto, ti sei già fatto la scaletta con le domande e adesso sentiamo io non te la faccio quella domanda lì, te la sei già fatta tu, Kevin. No, ok, c'è già anche la risposta, spoiler, c'è anche già la sua risposta. Quindi come mai ho deciso di raccontare le mie avventure, influenzare sempre più persone a vivere esperienze indimenticabili? Sì, perché è nata un po' durante il Covid questa idea di dire, sarebbe bello raccontare un po' quello che faccio, come lo faccio, che alla fine non è che adotto soluzioni tecnologiche più di tanto astronomiche, però il fatto magari di anche piccole cose, no? Piccole soluzioni tipo le stampelle che si dividono, quelle cose che magari, dire vai in montagna in stampelle. Cioè, a me a un certo punto me l'ha sbloccata una persona molto famosa a Trento, Gianfranco Corradini, ha provato a fare il Manaslu, un 8000, e è andato su senza protesi con le stampelle. Sono andato a vedere una sua presentazione e gli ho detto che avevo problemi ad andare in montagna con la protesi, no? E lui mi ha guardato e mi ha detto, vai con le stampelle in montagna. Ti ho detto, toglietela, se quello è un problema, levatelo. E mi si è sbloccata una cosa, ho detto, caspita, era lì,
come soluzione, ma non l'ho mai fatto, no? E quindi certe volte vedo che basta qualche piccolo suggerimento che magari non ci avevi pensato perché ti sembra che la società ti dice che è una cosa che non si fa generalmente, che è vero, non ha senso perché è faticoso, magari ti infastidisci le spalle, però piuttosto che non andare quella volta fai un'avventura. Prova. Esatto, okay. E quindi mi piaceva l'idea un po' di influenzare, no? di dare, e poi di divertire. A me piace cercare un po' di dare anche la mia parte un po' più giocosa nei miei video su YouTube, quindi raccontare l'avventura con gli amici. Ok, ma magari passiamo la parola qua a Manuel, ecco, che ha già un monito di microfono, Manuel Vecchiato Canyon. Che bella che è, lasciatevelo dire, questa è una bicicletta che avete deciso può essere interessante per Kevin, perché? Sì, allora con Kevin ci siamo trovati in ufficio la prima Kevin, volta. Ovviamente ambassador di Canyon. Ovviamente ambassador di Canyon. Abbiamo cercato di capire insieme innanzitutto che tipo di avventure a lui piace fare, che lui piace raccontare, eccetera. A quel punto io ho capito che non facevano assolutamente per me, perché io probabilmente dovrebbero venire a prendermi con un elicottero a fare sì, esatto, il giro del Conven. Allora abbiamo cercato di analizzare, di scremare biciclette, non tanto per adattarsi a Kevin, ma più, come dicevo, per adattarsi a quello che Kevin va a fare, perché in realtà la bici non ha niente di diverso rispetto a un modello normale, assolutamente. E allora abbiamo optato per la Grizzle, abbiamo deciso di provarla insieme, siamo usciti in pausa pranzo, prima Kevin ha detto che non è molto propenso a fare cose racing, eccetera, posso garantirvi che va veramente forte in bici, o ero io che andavo tanto piano o lui che andava tanto forte, perché ogni salitella mi ha messo in difficoltà. Allora abbiamo deciso di optare per la Grizzle, appunto perché? Perché è una bici che permette di applicare molte borse, sia con degli appositi supporti sia a strappo, come potete vedere qua, ma soprattutto per la sezione delle ruote, che può arrivare le gomme, che possono arrivare fino a 50 mm, quindi danno sia una mano sulla comodità per Kevin, che magari fa più difficoltà ad alzarsi in piedi o comunque a staccarsi dalla sella molto spesso, sia che si adattano comunque a terreni abbastanza sconnessi. Adesso quanti sono? 4-5 mesi che ci pedali? Sì? Sì. Puoi dire se ti trovi male, se ti trovi bene, puoi dire quello che vuoi. Assolutamente, molto bene, molto bene. È super flessibile, super, comunque anche sul rotto oramai la uso. Adesso stavo pensando anche di mettere il telescopico, la uso a fare anche percorsi che possono essere anche un pochino da mountain bike per certi versi. Quindi ha la giusta via di mezzo fra una mountain bike e una gravel, quindi riesce a fare un po' di più rispetto. Io avevo prima sempre una Canyon, ma la Grail, che è più corsaiola, ci facevo comunque tanto, però questa ti permette di più anche per il fatto delle ruote più larghe, il fatto che è un telaio più flessibile, quindi è veramente ottimo. Poi se volete darci un'occhiata alla bici di Kevin, la metteremo in esposizione al nostro stand ancora per qualche ora nel pomeriggio, quindi anche proprio per vedere gli piccoli aggiustamenti, esempio col pedale, eccetera, che Kevin apporta ai propri mezzi, e potete venire a darci un'occhiata. Kevin, io prima di chiudere, finito un po' il nostro tempo a disposizione, giusto con questa oppure anche, non so, forse su altre biciclette, quello non lo so, quali sono gli orizzonti che ti aspettano, le prossime avventure? Ma allora faremo, fra pochi giorni partiremo a fare un giro della Puglia insieme, tenda, sacco pelo, un po' la scoperta della Puglia, e poi quest'estate faremo il cammino di Santiago da Bilbao a Porto. E quindi queste due sono le due avventure principali. Poi adesso mi sono interfacciato, ma è questo che io volevo farti dire, perché ho detto chissà se con lei o senza di lei, va bene, giusto un piccolo per il pubblico della fiera del cicloturismo, così uno zic di quella cosa là. Ho provato a fare un raduno con la nazionale di paraciclismo e sono piaciuto, diciamo, per ora ovviamente rispetto agli altri atleti che ci sono nel mondo paralimpico sono scarso e lo riconosco, perché comunque non sono abituato. Non è vero. Non è vero. Grazie Manuel, non potevo dirlo io, grazie. Insomma, abbiamo fatto una settimana andare 40-45 all'ora a tutta subito, quindi è stato quindi noi ti auguriamo dalla fiera del cicloturismo buona fortuna e wow, che orizzonti che ti aspettano, Kevin. Per fortuna sei pigro e pauroso. Facciamogli un applauso. Grazie. Grazie. A te.